Gli appunti di Ippocrate sono ben sorvegliati. Perché? Che cosa fai qui? Mi manda Ippocrate. Il tuo comandante ha rubato i suoi appunti e credo che li abbia tu. Gli appunti scritti dal grande Ippocrate? Mi dispiace, sono andati distrutti durante l'ultimo attacco. Cosa? Mi hai sentito? La tenda medica è bruciata, ma ho imparato gli appunti a memoria prima che li perdessimo. Li trascriverò non appena avrò tempo, quando la guerra ci darà tregua. Allora, devi venire con me. Un paziente di Ippocrate morirà senza il tuo aiuto. Anche qui c'è un paziente che ha bisogno di me. Non c'è nessun altro che può occuparsi di lui. Sono l'unico medico qui. Lasciami lavorare. Immagino che anche tu lavori per le dracme, come chiunque altro. Quanto ti paga il comandante? Ti darò di più se verrai con me. E lasciar morire questa persona? Forse puoi convincermi, ma a due condizioni. Andiamo. Voglio il doppio. Una vita ha un prezzo elevato. E per gli dèi,
Non dirlo a Ippocrate. Tu, avida serpe egoista. Ippocrate chiede solo quello che i suoi pazienti possono permettersi. Che cosa avresti tu di tanto speciale? È un grand'uomo, ma non è l'unico a salvare vite, Mistios. Questo è un lavoro costoso. Sta indietro e osserva. Aspetterò qui che tu finisca. Se me ne vado, cosa ti impedirà di fuggire? La mentalità di un mercenario non mi sorprende. Allora renditi utile e vai a cercare le mie pinze. Qualche idiota le prende sempre in prestito. E poi verrai dal paziente di Ippocrate? Hai la mia parola. Vado a prendere il tuo forcipe. Interessante. C'è qualcuno? Tutto a posto. La pinza dovrebbe essere qui. Se la porto al medico,
Potremmo andare da Ippocrate. Ecco la pinza che mi serve. Spedirò nella tomba. Non provare ad avvicinarsi! Adesso! Facciamo in fretta! Potrebbe fuggire! Sì, signora. Avete trovato qualcosa? Nulla! Morirai per mano mia! Sì! Mallaka! Venite qui, ora! Ah!
Prendiamola come si deve! Perseus, non sai proprio quando prenderti. Meglio non farsi vedere. È questo? Non sei male come assistente. Quando avrò finito con l'operazione, sarò onorato di aiutare Ippocrate. Zoppicherà per un po', ma se Apollo vorrà, si riprenderà del tutto. Ci vediamo là. Non tardare.
Partiamo. Ippocrate, come sta il paziente? Ci hai messo troppo tempo. Non ce l'ha fatta. Mi dispiace. Ci abbiamo messo tanto perché il Mistios mi ha aiutato a salvare il mio paziente. A volte bisogna prendere delle decisioni difficili. Se abbiamo finito, mi metto a trascrivere ciò che ricordo dei tuoi appunti, Ippocrate. Farò visita ai sacerdoti per avere informazioni su mia madre. Vieni con me. È stata una giornata dura. L'alimentazione è fondamentale per preservare la buona salute. Cosa può fare davvero una mela? Beh, una al giorno toglie il medico di torno. Ma passiamo alle cose serie. So perché sei qui. Stai cercando tua madre. Ti ricordi di lei? Ero giovane. Non sapevo come aiutarla e l'ho congedata. Ma la determinazione e la disperazione che ho visto nei suoi occhi non sono mai riuscito a dimenticarle. Dopo quel giorno, giurai ad Apollo che non avrei mai più allontanato un solo paziente e che avrei dedicato la mia vita alla medicina. Il coraggio di tua madre mi restò impresso. Sarebbe felice di saperlo. Mandai tua madre al santuario di Asclepio. Dì al sacerdote anziano che presto una cura per la malattia sacra sarà disponibile per tutti i pazienti. Forse acconsentirà a parlarti. Grazie di tutto, Ippocrate. Vado subito da lui. Chi è istituto?